Il COISP in prima linea al commissariato di Termoli è una terra di frontiera, come è stata definita nell'incontro oggi con gli agenti qui. Di cosa c'è bisogno? Ma guardi, allora intanto abbiamo discusso e parlato delle problematiche nazionali, più che delle problematiche abbiamo anche dato informazioni per quelli che sono i temi di attualità, di stretta attualità, a cominciare dal rinnovo del contratto nazionale e quindi della politica dell'attuale governo, con degli aumenti che saranno corrisposti al personale, probabilmente già dall'inizio del prossimo anno. Poi sicuramente un argomento importante è quello di riguardare le piante organiche degli appartenenti e quindi la dislocazione sul territorio nazionale. Sicuramente il territorio molisano, in particolare su Termoli, è chiaro che il personale non è mai a sufficienza. Sappiamo tutti quanti che nel periodo estivo ci sono delle esigenze che vengono sicuramente ad essere maggiori. Abbiamo fortunatamente una grande attenzione da parte del questore, abbiamo oggi ha avuto anche l'incontro con il nuovo dirigente del commissariato di Termoli e abbiamo anche parlato di questi aspetti. Quindi crediamo che ci siano dei margini di miglioramento. Abbiamo visto veramente una grande attenzione da parte del vertice locale dell'amministrazione e siamo certi che questo possa portare degli ulteriori benefici per la collettività di Termoli, per il Basso Molise in generale. Ci auspichiamo in ogni caso di poter dare anche noi come organizzazione sindacale. Il COISP ha sempre voluto che oltre alla parte sindacale fosse anche, come dire, una parte di collaborazione con l'amministrazione, con il vertice locale dell'amministrazione per cercare di supportarlo, quindi di rendere migliorie a quelli che sono i servizi nell'interesse, ovviamente, contemperando quello che sono gli interessi sia dei colleghi, ma anche le esigenze dell'amministrazione al servizio del cittadino. Proprio delle ultime ore la notizia di un blitz della DIA con le forze dell'ordine che ha eseguito misure cautelari per narcotraffico proprio sulla direttrice Puglia, Abruzzo e Molise. Come si fa a prevenire? Guardi, noi da tempo, il COISP da tempo, lo dice la storia del COISP, ci soffermiamo anche su queste problematiche. Noi abbiamo detto che è un territorio che purtroppo diventa terra di conquista, no? Proprio recentemente siamo intervenuti sul tema. E proprio per questo noi crediamo che al di là dei numeri contemperati dalle attuali piante organiche a livello nazionale, si debba tenere in considerazione diciamo quello che può essere, come dire, un'ingerenza proveniente dai territori di confine che possono andare a deturpare, mettiamolo così, tra virgolette, quello che è il nostro territorio. Ci auspichiamo che quindi adesso, oltre a quello che è la pianificazione ordinaria da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ci possa essere, come dire, un incremento dell'organico per consentire di avere una maggiore presenza sul territorio. Ripeto, lo sforzo dell'amministrazione a livello locale c'è tutto. È chiaro che il personale è purtroppo dislocato e purtroppo impegnato in diverse attività, a cominciare da quelle che sono diciamo le attività di ordine pubblico che sono ordinarie, il controllo del territorio almeno per quello che è nell'essenziale. Sicuramente, ecco, noi da tempo stiamo parlando anche dalla Polizia Stradale. La Polizia Stradale, una maggiore presenza della Polizia Stradale sul territorio potrebbe consentire anche di fare un'ulteriore attività di prevenzione proprio per salvaguardare queste situazioni, proprio per evitare che possano incancrenirsi, diciamo, queste situazioni di quelle che lei faceva riferimento.